Del 1997 Giuseppe era in sinagoga quando vide una giovane donzella. Era bellissima e se ne innamorò subito. Si chiamava Giovanna. I due si conobbero e dopo la preghiera si scambiarono quattro chiacchiere. Giuseppe invitò Giovanna a bere un drink al limone. Mentre stavano ordinando la bevanda, un cameriere di nome Tito guardò la ragazza con occhi amorosi. E dopo un po' la prese violentemente, la mise dentro un furgoncino nero e la portò in un castello abbandonato che apparteneva al famigerato mostro Dario. Il palazzo era pieno di amici. Il preferito di Dario era Patrizio, un esemplare di gatto siamese di 4 anni. Rinchiuse Giovanna nella torre più alta dell'ala ovest della fortezza. La ragazza pregava a Dio chiedendogli di soccorrerla, ma Giuseppe era già sulle sue tracce. Questo è un videogioco che il nostro gruppo ha sviluppato grazie a Scratch. Per realizzarlo ci è voluto davvero tanto tempo, quindi adesso vi faremo vedere un po' come funziona. È strutturato in 16 livelli, è stato sviluppato con il linguaggio a blocchi. Vi lascio alla visione del filmato. Giuseppe, una volta arrivato al castello, cercò la stanza in cui si trovava Dario. Dopo una sanguinosa lotta contro i gatti, Giuseppe riuscì ad uccidere Dario con un colpo di pistola. Dopo cercò il posto in cui era rinchiusa Giovanna. Una volta trovata la stanza, la liberò e le diede un pacco con dentro un orologio che simboleggiava il tempo che aveva usato per liberarla, perché in fondo il tempo è il migliore dei doni. Una volta sprecato, non può più essere riusato. È un cuore che stava a significare il suo amore per lei.